È primavera, svegliatevi bambini. Allora, bimbe, video sui profumi per la primavera, però come al solito tre profumi, low, medium e high, perché avevo pensato anche a farvi tutto il video sui miei profumi preferiti per la primavera e mi sono stampata tutte le note olfattive e ho dimenticato, in realtà non ho stampato, mi sono preparata il foglio e ho dimenticato di stamparlo. Quindi, presto che tardi, farò il video su tre profumi e poi vi prometto che tra un po' vi faccio un video anche un po' più completo in cui vi parlo di più profumi, però questi sono abbastanza significativi e il video verrà più breve come piace a me. Iniziamo subito con la categoria low cost. Vi parlo di un profumo di un brand di cui ancora non vi ho parlato, ma non è l'unico profumo che possiedo di questo brand e quindi aspettatevi tra un pochino anche qualcosa sui low cost. Zara White, Zara White, cucù. Allora, Zara White è un profumo perfetto, perfetto per la primavera. Aspettate che sistemo un pochino meglio la luce. Ecco, così ce l'avevo. No, vabbè. Perché voi sapete che Zara, la nota casa di moda, fa anche dei profumi. Ne fa tantissimi, ne produce a iosa, ne produce anche delle edizioni limitate, oltre a una serie di profumi che ha in permanente e che costano molto poco. E tra l'altro fa anche delle confezioni molto carine. Questo è un formato piccolo, 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 piccino, picciò, sono 30 ml e la maggior parte dei profumi di Zara sono dei dupe. Voilà! Sì, ebbene sì, e Zara White. Vi leggo le note, leggo le note e poi vi dico di che cos'è il dupe. Allora, note di testa, fresia e lici, note di cuore, magnolia, pepper, pepe, ginger, zenzero e gelsomino, note di fondo, di base, ambra e muschio. Allora, questo è il dupe perfetto, perfetto. Di Miracle di Lancôme Zara White che costa poco poco poco. Questo profumo 30 ml, io se non erro l'ho pagato tra i 5 e i 6 euro ed è un formato perfetto perfetto per essere portato in borsetta. Il profumo è molto carino, cioè il profumo è buonissimo. Se vi piace Miracle di Lancôme, che è un profumo che io ho avuto in passato per più di una volta che ho comprato e ricomprato, lui è identico, ovviamente per quanto riguarda la persistenza, non si avvicina a quel profumo che è uno tra i più persistenti che io abbia mai avuto, Miracle. Questo vi rimane un 3-4 ore, quell'altro è una bomba. Ed è un profumo floreale con una nota molto molto pepata, è un profumo pungente, un floreale molto pungente in cui il pepe si sente veramente tanto. Ora io non me lo spruzzo perché tra questi che ho dovrò fare uno di qua e uno di là e poi non capisco più nulla, però fidatevi, è davvero davvero uguale. Quindi se lo trovate, se vi piace Miracle di Lancôme, se volete insomma alternare il vostro profumo originale a un profumo più economico, dategli una chance. A me piacciono parecchio i profumi di Zara, per quanto io vi posso dire che tra i dupe che io conosco, quelli di Zara non sono tra i più persistenti, però insomma i prezzi sono anche molto molto bassi, quindi ci si può passare sopra e questa è la confezione più piccolina. Quindi low cost Zara White. Andiamo al medium, che è un profumone, questo per me meriterebbe il podio. Io vi dico che tra i profumi che ho primaverili, questo che vi sto per presentare è uno dei miei preferiti in assoluto ed è un profumo che è molto di livello più alto rispetto al prezzo che ha.
Sto parlando di Avon Today, ve lo tolgo dalla confezione perché la bottiglia in sé è bellissima. A un prezzo medio, perché questo lo trovate intorno ai 20 euro con le offerte di campagna. Bottiglia bellissima, bellissima. Io ancora non ho incominciato ad usarlo per la primavera, perché io questo l'ho comprato qualche mese fa e l'ho usato pochissimo proprio perché lo volevo appunto tenere per la primavera. Ora lo inizierò a comprare. Guardate un po' che bello questo. Sì, ve lo devo far vedere. Adesso lo stavo vedendo in camera, è stupendo. Allora, questo è un anello, piccola digressione, ci sarà un'anticipazione tra un po' di tempo. Vi piace? È un anello artigianale fatto a mano da una ragazza che mi segue, una mia follower. Guardate che è una pietra dura questa, sembra il colore del rubino ed è leggermente sfaccettata, tonda, sembra un anello quasi cardinalizio questo qua, e sono delle creazioni artigianali che fa una ragazza che mi segue, che si chiama Anna. Ciao Anna, grazie tesoro, mi hai mandato delle cose bellissime, bellissime. Lei fa diversi gioielli a mano, fa anelli, orecchini, collane. Le collane le fa molto particolari, sia in questo stile che con dei semi che vengono dal Brasile, ognuno dei quali ha delle proprietà terapeutiche. E ve ne parlerò presto, perché presto vi farò vedere diverse cose. Intanto io vi metterò qui nell'info box il link per la sua pagina Instagram, così potete cominciare a dare un'occhiata, e poi vi parlerò meglio di queste creazioni tutte uniche fatte a mano. E tra l'altro questi anelli sono anche modulabili, nel senso che si può anche aggiustare la misura. L'anello è uno dei miei gioielli preferiti, devo dire la verità, amo portarli anche abbastanza grandi. Bene, allora torniamo ad Avon Today. Allora, Avon Today è un profumo complesso che non sembra assolutamente un profumo dell'Avon, per quanto abbia vinto anche un premio molto molto importante, ed è stato creato da un naso storico, famosissimo, che ha creato alcuni tra i profumi più belli della profumeria. Quando io sono incuriosita da un profumo, io mi vado sempre a cercare l'autore, e questa cosa mi aiuta molto. È difficile che un creatore di profumi che ha creato un profumo che a me piace molto poi mi deluda su un'altra creazione. Quando io ho scoperto chi aveva creato Avon Today, io in realtà l'ho scoperto dopo essermi innamorata di questo profumo, allora ho detto ecco perché. Allora, il creatore è Oliver Cresp. Vi dice nulla questo nome? Oliver Cresp è il naso che ha creato Gloria et Noir di Cacharel, ma non solo, ha creato anche il mitico Midnight Poison di Dior. Martino, ti dice qualcosa questo nome? Martino Palumbo, che è un mio amico di YouTube, è un ragazzo che fa video su profumi, che ne fa troppo pochi rispetto alla sua competenza. Martino, ed è lui, è un grandissimo fan di Midnight Poison, Midnight Poison detto all'inglese perché sarebbe Poison, però Midnight è inglese, e lui è un grande estimatore di questo profumo. Mi ha sempre detto che io dovrei trovarlo, che dovrei comprarlo, ma io non riesco a trovarlo perché è discontinuato, e mi piacerebbe prima poterlo sentire perché non l'ho mai sentito. Ormai non c'è più, ma è anche il creatore Oliver Cresp di Dolce & Gabbana Light Blue, di Ange Demon di Givenchy, di alcuni profumi di Maubusin, di tantissimi profumi di Kenzo, di tantissimi profumi Nina Ricci, quelli con la mela. È stato un genio nella introduzione del profumo gourmand per eccellenza, che è Angel di Thierry Mugler, e tanti, tanti altri. Ha creato anche dei profumi per Yves Rocher come Zoë Elixir. Insomma, tutti i profumi che ha creato Oliver Cresp a me piacciono, e ha creato Avon Today. Avon Today è un floreale legnoso muschiato del 2004, molto molto complesso, ha una piramide olfattiva incredibile. E ora ve la leggo, ci diamo una bella spruzzatina di questo capolavoro. Allora, è un profumo, diciamo, incentrato sulla tuberosa,
Un profumo in cui la nota di tuberosa è molto intensa, ma non è così sfacciata come può avvenire per altri profumi, come Fracà, ad esempio. Di Piguet, che è uno dei profumi più famosi in centrale. Sapete che la tuberosa è un profumo ricchissimo, molto molto opulento, e quindi tutti i profumi a base di tuberosa possono risultare soffocanti per chi non impazzisce per questo fiore, ma per gli estimatori della tuberosa ovviamente è proprio questa la nota che piace di più, cioè l'opulenza e la ricchezza di questo profumo inconfondibile. Questo è un profumo in cui la tuberosa si avverte molto, ma è non eccessiva e non invadente, e questo è il motivo per cui a me piace moltissimo. Note di testa: cactus, fresia, stefanatis. Note di cuore: tuberosa, fiori d'arancio, ibisco, strelizia e budleia, che è l'albero della farfalla. Note di fondo: muschio, ambra, cedro, note legnose e note acquatiche. Questo profumo ha vinto anche un premio famosissimo, il Fifi Awards del 2005. La testimonial all'epoca è stata un'attrice che a me piace da impazzire, che è Selma Hayek, ed è uno del gruppo della serie di profumi Today, Tomorrow, Always, Forever. Sono state fatte anche tante varianti di questi profumi, che sono ancora tutti in gamma permanente. C'è anche il Tomorrow, che è, questo è il primo quindi che apre la serie, poi c'è il Tomorrow che è un orientale, l'Always che credo ho sentito dire somiglia al Clinique Happy, e poi ci sono anche alcune varianti di questi. Lui ha anche l'Absolute, la versione Absolute, che io non ho e che prima o poi forse prenderò, perché mi piace da impazzire. La persistenza di questo profumo è pazzesca. Questo veramente dura 8-10 ore senza fare una piega. È un profumo perfetto per la primavera, a mio avviso, perché è un'esplosione di fiori, ha una piramide olfattiva molto molto complessa. C'è la tuberosa, come vi ho detto, che è veramente prominente, ma anche altri fiori, tra cui fiori d'arancio, la fresia. A me piacciono anche molto i profumi in cui c'è la fresia. E fiori un po' particolari, anche note particolari, ma anche note molto legnose, e anche il cedro gli dà un carattere abbastanza forte. E ve lo consiglio caldamente. Se conoscete una presentatrice Avon molto gentile, che sia gentile e disponibile, fatevi dare i sample, perché veramente questo non credo che vi possa deludere questo profumo. Passiamo al profumo low cost, high cost, scusate, high cost, che io vi faccio vedere in uno splendido packaging che potete trovare in questo periodo, perché l'ho comprato da poco. Questo credo che sarà un regalo, a meno che io non cada in tentazione e lo tenga per me, che è il Signorina di Ferragamo, ma la versione Eleganza, Signorina Eleganza. Allora, io avevo già sentito, provato la versione classica, il Signorina classico, che è un profumo perfetto per l'estate. Forse potrebbe essere il più indicato, ma è uscito anche recentemente un'altra variante. Ci sono vari flanker della serie Signorina, c'è il classico appunto, l'Eleganza, il Signorina in fiore, e poi c'è il Signorina misteriosa. A me ha colpito l'Eleganza. Allora, prima di tutto, la confezione è bellissima, lo trovate in questo periodo ad un prezzo molto conveniente. Questo era in sconto, quindi io vi dico high cost perché il profumo è nella categoria high cost, ma questo in particolare io l'ho pagato con il 30 ml e la sua crema corpo 35 euro, in questa bellissima scatola di latta che voi potrete riutilizzare. Il profumo è un sogno, è una meraviglia. Nel packaging molto molto girly, molto bontonne, molto di classe. La bottiglia è bellissima, sotto ha un fondo dorato con l'incisione del logo della Ferragamo, ed ha questo nastro in grosgrain in due colori. Questo è sul tono del Cipria, l'Eleganza. C'è il classico, che è sul rosa, un rosa un po' più confettoso, poi c'è il misteriosa, che è tutta nera, la confezione è bellissima anche quello, e il Signorina in fiore
ha un nastro fucsia, mi sembra, sempre rosa e fucsia. Packaging stupendo, ma il profumo è veramente elegante. È un profumo, diciamo, che vuole seguire questa scia del girly, ma finalmente diverso dai dolciastri che si sentono ultimamente, che io sinceramente non amo particolarmente. Quindi è un profumo giovanile che si ispira a una ragazza, però al tempo stesso questo in particolare, essendo la versione eleganza, vuole dare l'idea di una donna, di una ragazza molto femminile, molto elegante appunto e tipicamente italiana. Io credo che l'eleganza della donna italiana in tutto il mondo sia indiscutibile e Ferragamo è uno di quei brand che porta veramente il Made in Italy nel mondo con uno stile di grandissima classe. Parliamo del profumo. Allora, nota di pompelmo e di pera in apertura. Nel cuore c'è una nuvola di mandorla, e questo è il motivo per cui piace a me tantissimo, perché dove c'è mandorla ci sono io. È assoluta di osmanto. Lo smanto è un fiore piccolissimo, molto molto cremoso, dalle note molto cremose e molto dolci, un fiore minuscolo. Note di fondo, cuore di patchouli, accordo di cuoio bianco. Le note sono molto particolari, sono descritte in un modo anche un po' poetico. Devo dire che tutti i profumi della serie Signorina hanno al loro interno una nota gourmand. In questo caso c'è la nuvola di mandorla e è un floreale veramente, veramente bello, veramente delicato. È veramente di grandissima classe. Con questo non sbagliate. Se dovete fare un regalo a una persona che conoscete poco, ma volete regalare un profumo con Signorina, un po' tutti questi della serie, ma in particolare con lui, secondo me non sbagliate. È difficile che che possa non essere apprezzato. Quindi vi dicevo, tutti i profumi della serie Signorina hanno una nota leggermente gourmand, un po' caramellosa, ma ognuno si distingue per una nota. In quello classico mi sembra che ci fosse la mousse di latte, non vorrei sbagliare come nota. In questo c'è la nuvola di mandorla, ma poi anche lo smalto che è abbastanza dolce. L'apertura comunque è frizzante con il pompelmo e poi c'è un fruttato che è la pera. Nel cuore quindi c'è un cuore dolce. E poi invece il fondo è cuoiato, un fondo cuoiato, quindi immaginate che commistione molto molto particolare, frutta frizzante, cuore dolce e fondo cuoiato, caldo e legnoso perché c'è anche il patchouli. È un capolavoro, a me piace tantissimo. Nel Signorina Misteriosa c'è anche un'altra nota gourmand che ora però mi sfugge, ora non lo ricordo e ho sentito anche quello ed è molto molto buono. E lo aveva fatto vedere Selvaggia in uno dei suoi ultimi video, mi aveva anche chiesto che cosa ne pensi, fammi sapere. È molto molto buono, è un bellissimo profumo anche quello, ma ritengo che sia più adatto alla stagione fresca. Quello avrà il suo top secondo me in autunno, quel profumo lì. Bene. Allora, con Signorina io vi lascio, ho finito, spero di avervi intrattenuto in questo video in cui vi parlo solo di tre profumi ma in modo un po' approfondito. Godiamoci questa primavera, profumiamoci tutte, fatemi sapere quali sono le vostre scelte profumose per la primavera che stiamo vivendo. Ragazzi, io vi mando un bacio, vi auguro buona Pasqua, spero di caricarlo proprio a ridosso delle festività pasquali. Auguro a tutti voi di trascorrere delle giornate serene in compagnia dei vostri cari, in tranquillità. Riposatevi, mangiate, guardate i nostri video su YouTube, i video miei, i video delle mie amiche, e lasciate tanti commenti, mettete un like e grazie a tutti i nuovi iscritti. Un bacio grande.